Oggi vedremo come modificare un circuito stampato una volta che l'avete disegnato. Se vi viene in mente di aggiungere un componente, come si fa? Quindi bisogna ripartire dallo schema elettrico, fare la modifica, fare una serie di passaggi per aggiungere la footprint e quindi modificare le tracce sul PCB senza sbagliare. Per fortuna KiCad ci aiuta e il tutto è molto efficiente. Iniziamo subito. Cosa succede se vi accorgete che avete sbagliato le piste e volete per esempio aggiungere un componente? Ma niente di tragico, basta semplicemente allora salvare il vostro schema, lo chiudete, potete anche lasciarlo aperto, è indifferente, e andate a prendere lo schema elettrico, quindi oscillatore.sch. Lo apriamo, immaginate che ci siamo dimenticati di mettere un diodo di protezione. Quindi vado a modificare questo schema, per esempio togliamo questa connessione. Aggiungiamo un diodo, premo A, faccio 1N4005, quindi classico diodo rettificatore, do ok, premo R per ruotarlo e adesso andremo a inserirlo qui. Allora dovremo spostare la morsettiera, quindi premo Esc, vado sulla morsettiera, premo M, la sposto, vado a cancellare questo filo, inserisco il diodo, premo W e aggiungo i collegamenti elettrici. Ok, dovremmo essere a posto. Adesso annotiamo di nuovo il nostro schema, quindi premo Annotate. Verifichiamo che ci sia Keep Existing Annotation per non perdere quello che abbiamo già. Facciamo Annotate, che mi dice che ha annotato il diodo D1. Facciamo Close, vedete che è stato aggiunto, quindi c'ho D1. Facciamo la verifica delle connessioni elettriche, faccio Run, nessun errore, posso chiuderlo. A questo punto andiamo ad aggiungere la footprint mancante. Clicco sull'editor delle footprint, vedete che è comparso di 1, ma già mi propone la footprint che potrebbe essere corretta. Andiamo a vedere, ci piace, quindi la chiudiamo, faccio apri, save and continue, diamo anche ok, chiudiamo, esportiamo di nuovo la netlist, faccio generate netlist, andrà a sovrascrivere quella esistente. Possiamo chiudere il nostro schema elettrico, riaprire il file del PCB. Clicchiamo sul tasto netlist. La netlist è sempre quella e qui verifichiamo che ci sia Keep Existing Symbol to Footprint, facciamo Update Footprint, facciamo Update PCB, i cambi non possono essere modificati, diamo sì, ok, è stato aggiunto qualcosa, faccio chiudi, vedete che è comparso un nuovo componente, quindi il nostro diodo. Troviamo un posto per posizionarlo, premo R per ruotarlo, vediamo, ok, lo infiliamo qua, spostiamo la morsettiera d'ingresso, la mettiamo qui, dovremo fare qualche modifica sicuramente. Ora andiamo a correggere il tutto, vedete che sono comparse le nuove ratnest, quindi andiamo a collegarle, prendiamo il filo da 20, shift x, colleghiamo queste due. Qui c'è qualcosa da sistemare, vediamo cosa ci dice. Ok, dobbiamo portarlo a uno di questi, quindi portiamolo verso il condensatore, quindi clicco, lo collego qua. Dovremmo essere a posto. Anche qui posso far fare un check elettrico con la cuccinella, faccio run e vede se ci sono dei problemi. Si accorge che la zona di riempimento che abbiamo aggiunto va riempita perché abbiamo spostato delle impronte, gli facciamo fare il refill e dovrebbe essere tutto a posto. L'unica cosa, si accorge che ci sono delle footprint, potrebbero essere un po' vicine, potrebbero darsi fastidio, ma diciamo che va bene comunque. Okay. Si accorge che qua il diodo tocca un po', potrebbe toccare il condensatore, ma è un errore minimo che possiamo anche tralasciare. Accendiamo la footprint verde, vedete che anche qua ha corretto tutto e spostato anche le connessioni, quindi siamo pronti per riesportare di nuovo il circuito e mandarlo in produzione. Ricordiamoci di salvarlo. Questi video sono stati sponsorizzati da PCBWay, che è un produttore che utilizziamo anche in laboratorio, quindi ci siamo conosciuti anche per altre vie, quindi non solo per YouTube. Mi fa piacere accoglierlo e dargli quindi un piccolo spazio di pubblicità. Spero non vi dia fastidio. Comunque, noi lo utilizziamo da parecchio tempo e ci siamo sempre trovati bene, quindi ve lo consiglio veramente.